Sentivo che parlava di inaugurazione. Stasera inauguriamo al Town House, che è questo grande albergo in galleria, un segmento della Biennale di Venezia, con alcuni artisti che non erano stati esposti nelle altre sedi. Bene, e quindi cosa ci sarà? Cosa vedremo? Inaugurazione, vedrete un'ottantina di artisti. Ma venite di lì voi o se sapevate che andavo lì? No. Noi l'abbiamo trovata e l'abbiamo beccata, perché noi siamo sempre sul pezzo. E c'è una estensione della Biennale di Venezia con alcuni artisti di diversa inclinazione e orientamento che vengono esposti qua, quindi vedrete gli artisti, non c'è molto da... E la situazione dell'arte a Milano, visto che siamo davanti a questo monumento? Puoi tenere questo podio, non come il monumento a Pertini, che nessuno sa che sia tale, ma anche con la prospettiva di abbatterlo, perché credo che ormai sia difficile immaginarlo, ma come sostegno, basamento per alcune sculture. Se tu metti 4-5 sculture, crei un movimento animato, sì, che sembra dar senso alla struttura, che diventa di sostegno delle sculture. Ma è un'idea che mi è venuta in mente quando ero assessore, poi non l'abbiamo realizzata, ma non deve essere difficile. Speriamo che in futuro. Grazie. Elna Rede, in quest'opera che si chiama Il mondo di Wilde e naturalmente Oscar Wilde, come mai? Ma è un mondo intanto abbastanza immaginario e abbastanza filosofico. Wilde mi piace personalmente, mi piacciono alcune citazioni e con una fusione di policarbonato che è poco visibile ma ha delle visibilità, mi piaceva proprio la frase che ho scelto, cioè la citazione sua che ho scelto: il vero mistero del mondo non è l'invisibile ma è proprio il visibile, ed è quello che secondo me è un attimino il concetto di tutto questo tipo di lavoro, andare a cercare quello in cui tu trovi il mistero, e a volte crediamo che siano cose molto lontane, molto così campate in aria, misteri, ce li abbiamo di fronte agli occhi spesso, cioè quello che tu vedi come realtà è il più grande mistero del mondo. Questo è il concetto un po' di tutto quello che faccio. Insomma. Giulia Mariani, in questo quadro che si intitola L'estasi, che cos'è per te l'estasi? L'estasi è praticamente per me ritrovarmi nella natura con tutti gli elementi della natura e provare quella sensazione meravigliosa che riesco a provare, ecco, solo quando sono a contatto. Sì. I cinque sensi in festa praticamente. Sì, praticamente ci sono tutti gli elementi della natura qui, dal giorno alla notte, mare, terra, poi c'è la maternità, flora, fauna, tutto, insomma ci ho messo tutti. E ci hai messo anche una tecnica molto particolare, perché vedo i glitter, anche delle perline, come l'hai realizzato? Sì, è tutta sabbia corallina e quindi c'è tutta la preparazione della tela fatta prima con la decorazione, appunto uso morrine, cristalli, insomma materiale di ogni genere, e questa sabbia corallina che poi dipingo dopo. Sì. E gli altri? Per esempio, ho usato delle tessere di vetro tutte tagliate a mano, molate a mano, questo tessuto l'ho creato io con delle colle, altri materiali, sono sempre alla ricerca, sì, di materiali, un po' a volte sono i materiali a ispirarmi il quadro, a volte il contrario. E quanto tempo hai impiegato per realizzarla? 10 mesi. Ah, però. Ci sono queste, ecco, pietrine, magari non si nota da lontano, ma sono delle pietrine minuscole messe una a una, insomma. Tutto con le dita? Sì, pinzette, dita, insomma sì, con degli attrezzetti, però sì, comunque messe una a una. E le altre tue opere? Altre ne ho fatti 150 da 10 anni a questa parte, ho scoperto questa tecnica per caso e niente, l'ho vendute quasi tutte. Perché sì. Grazie. Svetlana Koa, in quest'opera I pensieri al tramonto navigano sui laghi? Non solo sui laghi, adoro l'acqua, adoro le trasparenze, i cieli limpidi, quindi i pensieri poi quando arrivano, arrivano. Ho cercato di catturare questo bellissimo momento secondo me.
Quindi sono, è un insieme di laghi, mi dicevi, non è un lago in particolare? Non è un lago in particolare, perché poi cerco di interpretarli a modo mio. Quindi quando riprendo un paesaggio lo memorizzo e riproduco a modo mio. Con che tecnica l'hai realizzato? Sono tutte olio sulle tele di lino, lino nazionale, e cerco di farle rimanere proprio quasi allo stato grezzo queste tele. Ecco, quindi ci lavoro sul lino. Ti sei ispirata a qualche corrente particolare? Mi ricorda un po' l'impressionismo, no? Beh, è ovvio, diciamo che sono i miei preferiti. Poi utilizzo molto le nuove tecniche che già sono entrate in un'altra fase, ma preferisco per ora presentare questo perché mi piace molto. E quindi un po' per volta, ecco. Grazie. A voi. Elena Parisi, in un suo particolarissimo autoritratto in cui vediamo solo l'occhio, solo lo sguardo, perché si vede così? Perché un'armatura, il mio autoritratto con un'armatura fatta da Andrea Oliva, che è uno scultore con il quale ho fatto questo lavoro, si chiama Still Love, che vuol dire ancora amore o amore d'acciaio. Nell'armatura c'è racchiusa l'impossibilità di amare. E in questa opera si vede soltanto l'occhio, che è invece libero di farlo. L'armatura si potrà rompere? L'armatura si potrà rompere soltanto attraverso l'amore, chiaramente. E quindi questo è il messaggio della mia arte ed è il messaggio di un percorso artistico che ho fatto a Milano nella Galleria Spazio Farini 6 a giugno, che porterò a Viterbo e che proseguirà in giro per il mondo. E come hai realizzato quest'opera? È una stampa su alluminio con una tecnica mista prima, e c'è una fotografia, una semplice fotografia con un'elaborazione prima di essere stampata sull'alluminio. E l'alluminio perché? Perché è un materiale dove ci si può specchiare, quindi è il materiale dell'armatura reale e quindi è quello che in questa situazione veste la persona. Nelle sue opere solo autoritratti o un po' di tutto? No, assolutamente un po' di tutto, più figurativo, però sicuramente occhi, occhi che sono lo specchio dell'anima. Grazie. Grazie a voi. Donatella Ribezza, autrice di questo Luci e Ombre. Luci e ombre nella natura, anche nel senso del buono, del cattivo, del male e del bene? E più del bene, e anche se il male esiste cerchiamo sempre comunque di far prevalere il bene e il buono. Come mai la scelta di questa, di questo soggetto? Ma io sono una pittrice prettamente animalier e quindi ho portato un'opera della mia corrente con delle nuove tecniche però di iperrealismo astratto con queste resine per le scienze. Quindi con che tecnica? Abbiamo detto delle resine, ma come sono stese? Allora, questo è un olio su tela e poi sopra viene stesa questa resina a spatola con queste perlescenze dorate e ramate a secondo del soggetto, che poi viaggiano un po' per conto loro. E quindi solo animali? Solo animali, sì. Come mai? Li adoro. Li adoro, e poi purtroppo l'uomo fa tanti danni, quindi vanno via, allora io voglio fermarli, no? Un pochettino nella tela. Un bel messaggio. Sì, assolutamente. Giovanni Agosta è l'autore di quest'opera meravigliosa con questi occhi, e questa cos'è? Una mora? Cos'è? Sì, è una modella sconosciuta. No, questo? Ah, questo è un lampone, un lampone. Quindi che cosa voleva sottolineare? Più un progetto sulla sensualità femminile, quindi con degli sguardi che danno soprattutto un tono di colore, quindi infatti è tutto in bianco e nero l'opera, e i punti, gli unici punti cromatici sono gli occhi, che sarebbe lo sguardo molto penetrante, e poi questo tocco della frutta che sta a significare il gusto, la palatabilità, diciamo. Quindi la sensualità non è solo nudo? Ecco, è ovvio, è molto importante la profondità dello sguardo e quindi tutto quello che si riesce a vedere negli occhi di una persona. Quindi cerchiamo di verificare non solo la parte estetica sempre più voluta, ma anche lo sguardo dell'anima, e quindi che si vede negli occhi. E le altre sue opere che qui non ci sono? Io ho diverse tipologie di opere, perché faccio delle installazioni di luce al neon di luce, e poi in acciaio faccio anche delle cose diverse. Questa è la parte diciamo più normale della mia produzione, che è fatta senza pennelli ma con polpastrelli, si accarezza anche l'opera nel momento della produzione. Quindi anche un'opera sensuale anche in questo senso? In questo senso, perché la donna va trattata anche in una certa maniera, quindi io sono tradizionalista e voglio vederla in questa maniera.
È una modella sconosciuta ma reale? Eh sì, è una modella reale, ma faccio tutto su personaggi sconosciuti, non dipingo mai le persone, diciamo, delle copertine così. Grazie.